TG Padova, ben ritrovati, l'informazione in diretta di Rete Veneta. È il momento ora di rivedere i fatti più importanti di questa settimana, cioè la cronaca, ma non solo, la politica, lo sport, il costume. Allora riviviamo e rivediamo insieme i fatti più importanti degli ultimi 7 giorni. Se danno un ok, speriamo sia definitivo, insomma. L'attesa è stata lunga, per cui la prudenza tra i padovani appare piuttosto comprensibile, ma la strada per il nuovo ospedale sembra finalmente segnata in un percorso preciso che prevede 3 passaggi. Il consiglio di amministrazione delle banche, proprietarie di una parte delle aree di Padova Est, si riunirà il 17 luglio. 20, un atto notarile formalizzerà la cessione al comune. Il 23 si attende il via libera da Palazzo Moroni, in cui tutti, maggioranza e minoranza, saranno chiamati a fare la loro parte. Quella dei ritardi della politica locale è la risposta più frequente che si incontra tra i padovani. Sull'opera si è aspettato troppo. Parecchio, direi. Mi pare che sia una questione che va avanti, insomma, dall'epoca di Bitonci, ma che era nata anche prima. Quindi sì, forse concluderla. Speriamo sia un esito positivo, perché non si può mai dire in questo ambito. No? Vediamo. Se questa telenovela finisce, perché qua io ormai non è che ci creda più di tanto. Si sono andati avanti troppo a lungo. Troppo, esasperata, dai, i padovani non si meritavano questo. Il caldo è iniziato a diventare asfissiante e, come non bastasse, la notte arrivano anche gli acquazzoni. Il presidio dei 56 dipendenti fuori dall'exo di Maserà, iniziato dopo che l'azienda aveva annunciato la chiusura del sito produttivo per delocalizzazione in Bosnia, è arrivato al 40° giorno e tenerlo in piedi è sempre più duro. Ma l'attesa è quasi finita. Oramai è questione di ore prima che al Ministero dello Sviluppo Economico si tenga l'incontro che dovrebbe essere decisivo e nel quale i sindacati si attendono un atteggiamento più collaborativo da parte dell'azienda. Noi ci aspettiamo una risposta positiva, in quanto l'azienda ha più volte sostenuto di avere a cuore il futuro dei 56 dipendenti, che per loro non è stata una scelta facile, e quindi pensiamo non sia così insostenibile un arretramento della propria posizione e una condivisione di un percorso diverso rispetto ai licenziamenti. A volte un'immagine può essere più rappresentativa di tante parole. La pensano così i residenti di Volta Barozzo, che si sono costituiti in un comitato che si oppone al progetto di una nuova linea del tram nel loro quartiere e, a sostegno della loro teoria, hanno voluto dimostrare con una prova sul campo come sarebbe il passaggio del mezzo a rotaia in alcune piccole laterali di via Piovese. 2 pannelli del tram a grandezza naturale si muovono lungo quello che dovrebbe essere il tracciato, simulano l'incrocio tra i mezzi o le difficoltà di un residente ad uscire di casa con l'automobile, tutto per dimostrare l'impatto invasivo dell'opera progettata dalla Giunta Giordani. Ancora non era molto chiaro, evidentemente, che 2,20 m di larghezza solo di un mezzo non sono pochi, come sono alti 3 m che guardano direttamente nei giardini altrui. Essendo 8 strade, 8 traverse da fare, ci sarà la necessità per forza di cose di fare dei semafori, perché sennò non possiamo sapere quando passa il mezzo. 8 semafori, calcolando che il passaggio è di 6 minuti a tram, effettivamente uno non può avere questa prontezza di spirito e uscire velocemente. Alcuni hanno anche difficoltà, la strada è stretta, quindi non è facile fare tutto velocemente. Lungo il tracciato ci sono poi dei passaggi del percorso particolarmente stretti. C'è un passaggio verso il fondo dove non c'è un giardino da espropriare, ma c'è proprio lo spigolo di un'abitazione dove c'è una cucina, e la larghezza di quel pezzo stiamo parlando di 6,30 m compresi i marciapiedi. Anche chi va a piedi dovrebbe cambiare le proprie abitudini. Il percorso piedibus per mandare i bambini in piena sicurezza verso scuola, ma non solo i bambini, anche gli anziani che girano con carrozzine elettriche che cercano di raggiungere il parcheggio oppure i supermercati. Caduta, è una caduta che è stata letale. Così è morto Riccardo Casali Gasparini, titolare di una ditta di Modena, che stava lavorando in appalto nel capannone della Maus di Campodarsego. Lui, insieme a 2 dipendenti, dovevano smontare un macchinario per poi spedirlo ad un cliente negli Stati Uniti. Smontando una macchina che doveva partire per la sua, insomma, destinazione, e sostanzialmente dovrebbe essere il titolare, è caduto all'interno di questa macina.
L'incidente alle 9.30 di mercoledì sul posto. Sono arrivati subito i soccorsi, ma per l'uomo, un 45enne, non c'è stato niente da fare. Davanti alla fabbrica svetta un monumento alle vittime sul posto di lavoro, vittime che continuano ad aumentare. Un altro incidente mortale, quindi, dopo quello delle acciaierie venete, e che secondo i rappresentanti dei lavoratori è figlio della crisi. Ricominciamo con grande tristezza perché ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, perché alla fine non siamo riusciti a riottenere questo ritiro di licenziamenti e comunque non vediamo altra strada che il licenziamento, non abbiamo proprio più speranze. I licenziamenti dei 56 lavoratori della Exo Italia di Maserà sono stati confermati. L'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del governo al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto esito negativo. Non solo è confermata la volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di trasferire in Bosnia-Erzegovina la produzione che fino a maggio veniva effettuata a Maserà a ritmo continuo di 7.000 paia di zoccoli di plastica al giorno, ma è stata anche respinta la richiesta di una conversione industriale del sito avanzata dai sindacati. Oggi rientriamo al lavoro dopo l'assemblea di questa mattina, dove praticamente unanimemente abbiamo deciso di riprendere la produzione con uno spirito nettamente diverso da quello che avevamo una volta, a fronte dei risultati ottenuti dalle vari incontri sia in regione sia al ministero. Penso che le maestranze non siano soddisfatti di quanto è successo. Il campione ha bisogno di grandi macchine per vincere i gran premi, allora anche noi medici abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per rimanere al passo con quello che sono gli attuali standard e i futuri standard di cura per i nostri pazienti. Sceglie la metafora automobilistica il dottor Perilongo per raccontare quanto i medici abbiano bisogno di una nuova struttura. Del resto, provate solo per qualche istante a immaginare Hamilton o Vettel. La medicina moderna è diventata una Formula 1, a correre un gran premio al volante di una Flavia o anche della Maserati di Gino Munaron. È passata ben più di un'epoca. Se parlo a pediatria, c'è bisogno proprio di una nuova area per le degenze pediatriche, alla luce del fatto che questa palazzina dove ora ricoveriamo i bambini è vecchia di più di 60 anni, per cui ovviamente con la medicina che è cambiata così radicalmente non è pensabile poter offrire ai bambini il meglio che ora la medicina può dare in queste strutture. Insomma, il nuovo ospedale, quello per cui c'è già una roadmap che dovrebbe portare dritto alla cessione delle aree alla regione, non è un ospizio ma una necessità se si vuole rimanere competitivi. Si sono persi almeno 7 mesi, ha ricordato di recente il presidente della regione Luca Zaia. Non sono certo io a dirlo, ci sono state commissioni, la politica l'ha detto, coloro che fanno programmazione sanitaria l'hanno detto. Sicuramente c'è bisogno di un ospedale nuovo. Insomma, ci si avvicina a grandi passi alla data cruciale del 23 luglio, quando maggioranza e minoranza saranno chiamate ad esprimersi. E con il passare dei giorni si temono anche gli intoppi. Se salta quella data, aveva avvertito Zaia, salta tutto. Gli aggettivi si possono usare come si vogliono. Certamente è nei dati di fatto che Padova, con la sua azienda, con la sua università, sia un'eccellenza dal punto di vista sanitario. Il conto alla rovescia è quasi terminato. Col calendario dei passaggi della cessione dei terreni di Padova Est, fissato dal Comune, il Consiglio del 23 luglio diventa basilare per dare il via al progetto del nuovo ospedale. Un progetto atteso troppo a lungo e più volte richiesto per far fronte alle necessità di una sanità padovana, divenuta un punto di riferimento anche a livello nazionale, costretta però a fare quotidianamente i conti con più di un problema logistico. Per questo l'opera è ritenuta urgente e necessaria anche qui a Mortise. Molto necessaria, utile, certo. Ma perché? Perché serve a tutti. Devono farlo, perché basta andare in ospedale qua, cosa che c'è dentro, l'altro ospedale che c'è gente così. Ma è troppo pieno. Troppo pieno. Un insediamento nuovo così, un ospedale nuovo, penso che sia la cosa migliore che si possa pretendere, o se non altro per il bene di tutti i cittadini padovani e non. Eh sì? Ci vuole un po' di spazio anche per il parcheggio e tutto quanto. Io vado in ospedale per visite mie personali e non trovo mai posto da parcheggiare. Ho bisogno che vada
parcheggi abusivi, te ci abbia multa. Ma anche a Mortise l'immobilismo che sul tema nuovo ospedale ha contraddistinto la politica padovana degli ultimi anni ha prodotto un senso di sfiducia che prosegue nonostante gli annunci del comune di una soluzione definitiva. Sito sicuro di che lo faccia, mi non credo. Ma perché? Perché non credo, fa promesse in continuazione e non si vede niente. È una vita che lo dicono, mi sa che è sempre fermo come, sempre ferma la storia. Ma questa volta sembra che si parta davvero. Ah, non lo so. E tanto che ne parlano, ma i fatti bisogna vederli. Ed è ai fatti che evidentemente chiamato il Consiglio Comunale del 23 luglio offrire risposte a domande rimaste inascoltate per troppo tempo. Consultazione degli elettori residenti nel territorio del quartiere 4 Sud-Est, Santa Croce, Santo Svalto, Bassanello e Volta Barozzo, avente ad oggetto la realizzazione delle linee tranviarie denominate SIR 2 e SIR 3. Tradotto in termini più semplici, significa che se il tram si fa o no, dovrebbero deciderlo i residenti dei quartieri interessati dal tragitto. Attorno al progetto del nuovo tram di Padova il dibattito è rovente, comitati contrari hanno già sfilato in manifestazioni di protesta e addirittura hanno fatto sfilare sagome a grandezza naturale del tram per dimostrare l'impossibilità fisica che avrebbe il mezzo a passare in alcune laterali di via Piovese. Un referendum potrebbe chiudere ogni discussione dando la parola definitiva ai cittadini interessati. Lunedì la mozione presentata dal capogruppo di Libero Arbitrio Cavatton sarà discussa in seduta congiunta dalle commissioni urbanistiche e sicurezza. L'intenzione è di ripetere l'iter già sperimentato per la consultazione sulle torri Gregotti e San Carlo, con un quorum del 20% degli elettori del quartiere interessato. Queste le notizie più importanti della settimana appena trascorsa a Padova e provincia. Siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, naturalmente non cambiate canale, restate su Rete Veneta. A presto.